Il Torino, modulo 3-4-1-2, senza Ogbonna, Pisano, Zanetti, Corini e Abbruscato. Tifosi granata con migliaia di orecchie a Bologna, per Bologna-Siena. Vediamo questa iniziativa di Bianchi, si gira il tiro a lato. Catania, modulo 4-1-4-1, che costringe gli avversari con Martinez e Mascara larghi a giocare con la difesa a 5. Ledesma diagonale, deviazione spettacolare di Sereni. E a tre quarti di campo che Martinez, Biagianti e Mascara trovano lo spazio per tentare il loro affondo. Sponda, tuffo di Biagianti e corner. Zemaili si batte con ardore. Rosina corre ma spesso a vuoto e Abate è più incisivo nel garantire scatti e cross. Ecco proprio Abate. Punta l'avversario per Bianchi e l'incornata è fuori. Il Catania ha dalla sua un'organizzazione, una sicurezza collaudate nel tempo. Il possesso di palla, Biagianti, il cross, ma Paolucci non riesce a deviare la sfera. Nella ripresa, attenzione, finta di Rosina, punizione di Zemaili, respinta di Bizzarri. Arbitro Orsato poco vigile su questo fallo ignorato ai danni di Rubin, che vi proponiamo da due angolazioni. Prima dentro Ventola per Stellone, poi Gasbarroni per Rosina, è modulo che resta il 3-4-1-2 ma con più profondità. Catania sempre compatto e concentrato. Corner, la testa di Potenza, il terzino e la palla alta. Entrano anche Baiocco, Diana, Izco e Morimoto. Corner per il Torino, si sgancia a ribalta, il suo è lo stacco. Ora la prevalenza dei padroni di casa è netta, anche se si esprime più con una manovra volenterosa che con le conclusioni. Traversone di Rubin e tentativo di Bianchi. La sostituzione di Abate stremato sembra togliere molto ai granata sulla fascia destra, ma Diana, nuovo esterno, provvede. Rifinitura e tocco delizioso di Bianchi. 37esimo del secondo tempo, Torino 1, Catania 0, sesto gol in campionato per Bianchi. I siciliani però non mollano, corner, Sereni disturbato dai compagni e rete di Martinez. 40esimo, Torino 1, Catania 1. Sembra veramente tutto perduto per i granata, ma stavolta c'è tanta grinta nell'animo dei ragazzi di Camolese. Ancora Diana, Natali a sorpresa e realizza il sogno. 43esimo, Torino 2, Catania 1 e festosa ammucchiata, per quanto oggi naturalmente sia possibile far festa. Ultimo episodio, Ventola, lanciato a rete, affrontato da Stovini, è l'ultimo uomo e quindi per lui c'è giustamente il cartellino rosso.